Napoli è una squadra molto ben assortita in tutti i reparti. Nonostante abbiano da pochi giorni terminato il rapporto con Spinelli, il roster rimane comunque molto lungo e di qualità. A partire dal playmaker Andrea Traini, un giocatore giovane che riduce dall'infortunio, ma è rientrato con grande voglia di fare, energia, un giocatore che si spende molto per la squadra anche in difesa, bravissimo a penetrare, attaccare il ferro. Poi abbiamo una guardia americana che conosciamo perché ha giocato anche a livello superiore in Serie A, Jarius Jackson, un realizzatore, uno scorer puro, molti punti nelle mani, se nella giornata giusta, davvero un giocatore difficile da arrestare. Per quanto riguarda lo spot di 3, Napoli schiera Ganeto, un giocatore che conosciamo bene, che adesso ha acquisito molta esperienza, è diventato un giocatore chiave che dà equilibrio alla squadra, capace di sfruttare la sua stazza per giocare spalle a canestro contro i più piccoli, ma anche bravo ad aprirsi adesso con discreta fiducia nel tiro da 3 punti. Inoltre la guardia americana, scusate, il 4 americano Brooks, un giocatore che arriva dal college, dove già aveva fatto molto bene con la sua università, adesso si sta confermando in campionato a essere un 4 solido, perché magari non produce molto come tiri da 3 punti, anche se ha una buona mano da fuori, però è in grado di fare tante cose, sia uno contro uno che spalle a canestro, che lo rendono molto produttivo per la squadra. La peculiarità di Napoli è avere uno dei lunghi italiani più interessanti degli ultimi anni, che è Berkic, che è un giocatore magari atipico per quanto riguarda il reparto dei lunghi, ma sicuramente molto efficace, un tiratore da 3 punti formidabile e capace di costruirsi un tiro spalle a canestro con estrema facilità. Dalla panca un'altra conoscenza, che è Malaventura, dà, diciamo, quella profondità alla squadra e l'esperienza giusta per renderlo un team davvero solido, che ormai ha già acquisito molte certezze. Quello che farà la differenza sicuramente dobbiamo essere noi, perché nelle ultime giornate la squadra di Napoli non si è mai presentata con la formazione al completo, anche se tutti i giocatori sono a disposizione, quindi noi dobbiamo prepararci a giocare contro la formazione migliore che loro possono schierare.